La risposta alle sue storie è perfetta per attaccare bottone. Il problema è che lei capisce in un attimo se tu ci stai provando. E quindi sei l'ennesimo che crea la leva della risposta alle sue storie per approcciarla. Oppure uno che agisce sotto il radar. Ricorda questa regola strategica. Una donna inizia una conoscenza quando non avverte dall'altra parte, in questo caso la tua, il bisogno immediato di averla. Quindi, quando sei bravo, come saggi atteggiamenti, a spostare letteralmente il focus da io ti voglio fottere, per questo sono qui, a casualmente, mi ha attirato la curiosità la tua storia. Sei simpatica, parliamo. Senti quanto già suona diverso, anche come te lo dico, no? Da una parte c'è il complimento, il messaggio fine a se stesso, il bisogno di averla. E dall'altro c'è, sembri buffa, ma voglio passare un quarto d'ora, vediamo se sei simpatica come sembri. Più valore e più voglia anche da parte sua nel dire, ok dai, gli rispondo a questo qua, conosciamoci. Ragazzi, se non capite questo, spegnete. Vediamo alcuni messaggi da scrivere come risposta alle sue storie. 1. Il disinteressato. Ecco il messaggio. Scorrevo a casaccio le storie, ma questa mi ha davvero incuriosito. Più ragazzi mettete una domanda. Esempio, la ragazza è in qualche isola sperduta o sta bevendo un cocktail particolare. Più domanda significativa, una roba tipo: scorrevo a casaccio le storie, ma questa mi ha davvero incuriosito. Che figata assurda, sembra photoshoppata, punto esclamativo. In realtà qui non ho messo neanche una domanda. Qua in questo caso, ragazzi, stavo pensando ad una ragazza che ho su Instagram e che è stata in Thailandia a visitare una spiaggia color rosa. Cosa buona e giusta è documentarti online prima di mandarle questo messaggio. Quindi se fletto sulla spiaggia rosa, cerco di avere più info possibile e curiosità da proporre all'interno della conversazione. Fatti furbo, cazzo. 2. Altro tipo di situazione messaggio, quello che la sfida. Facciamo finta. Storia tipo questa. Apro una parentesi. Dovreste sempre e solo rispondere a storie che incuriosiscono in primis voi, non quelle in cui pensi possano far piacere a lei, quindi quella del culo di fuori, no? No. Quello che sfida scrive una frase tipo: non ci crede nessuno che giochi alla Play. E se fosse davvero vero, ti sfido online a... e mettete il nome di un gioco. Qua la stai sfidando da ambo le parti, con la prima frase del fatto che non ci credi e con la seconda, no? Ragazzi, poteva esserci la Play o qualsiasi altra cosa, una torta, un'attività. 3. Quello che attiva la sua curiosità. Parto con: mi chiedo cosa ci sta dietro a tutto. Lei risponderà ovviamente: non capirà. Io intendo, sei una delle pochissime che non piazza storie con le unghie o mentre si fa un selfie allo specchio o del cibo che sta mangiando. Preoccupante. E aggiungo, mi chiedo se a questo punto hai interessi diversi rispetto a quelli comuni. Punto esclamativo. In questo caso aspetto una risposta e posso agganciarmi tranquillamente a questi interessi poco comuni. Ricorda sempre che se sei uno sconosciuto dovrai in qualche modo giustificare il fatto del perché le stai scrivendo. Quindi puoi dirle anche che non rispondi mai in genere alle storie, ma spesso le vedi le sue ed era un po' volevi toglierti questa curiosità. Ascolta Playlover, non ascoltare i Fritz Cola.